Buongiorno a tutti. Allora, torniamo a parlare di Recovery Fund. Mi sono proprio segnata alcune delle domande che avete fatto sotto questo post nei vari social. Stanno parlando di Zanardi in redazione. Bellissimo, questo fatto che si sia risvegliato. E la cosa bella sua è che è talmente un personaggio forte, talmente un personaggio positivo nonostante le intemperie della sua vita, che comunque riesce a creare anche bellezza, positività, anche in posti dove di solito ci sono frasi molto negative, come i social. E devo dire che magari anche Schumacher si risvegliasse. Speriamo. Ho letto un'intervista di Jean Todt su questo recentemente. Allora, parliamo di Recovery Fund di MES e delle differenze. Allora, qual è il punto? Il punto è questo. Il punto è che molti di voi hanno detto, ma allora il Recovery Fund avrà delle condizionalità? E allora che differenza c'è col MES? Qui io vorrei fare due puntualizzazioni. Andiamo con ordine proprio e vi prendo proprio per mano, passo passo. E a Sky TG24 stiamo dicendo dall'inizio che qualsiasi prestito ha delle condizionalità. Banalmente, quando uno fa un mutuo, ha delle condizionalità perché quei soldi li devi restituire a un determinato tasso di interesse e ci sono anche delle condizioni se tu non paghi le rate. Ovviamente, qui c'è un'importante differenza. E leggevo anche molti commenti su questo, di quando si va in banca insieme. Una cosa è lo Stato, una cosa è la persona fisica. Fatta questa premessa fondamentale, voi immaginatevi tanti stati che tutti insieme vanno a reperire dei soldi sul mercato. Ora, questi soldi che si reperiscono sul mercato e che vengono reperiti dalla Commissione europea, sono i cosiddetti titoli di Stato, ma sono titoli di Stato sotto l'egida Commissione europea. Qual è l'obiettivo? Pagare un tasso di interesse più basso, perché chi investe dice, questi titoli di Stato europei vedono la Germania, la Francia, l'Italia, quindi è meno rischioso investire in uno strumento che vede tutti gli stati insieme che si fanno da garanti l'un l'altro. E questo è il senso. Il tasso di interesse che paghi è più basso perché sei percepito meno rischioso, diciamo così. Va bene? Però voi immaginatevi. Immaginate che io e voi andiamo insieme in banca e siamo insieme garanti e debitori l'un l'altro, no? Quindi andiamo a chiedere dei soldi in prestito insieme. E io ovviamente controllo cosa fate voi, perché ho paura che magari vi indebitiate di più o comunque questo debito in comune con voi devo controllare come voi vi comportate. È lo stesso tipo di meccanismo, fatta sempre la famosa premessa. Stiamo parlando di stati, non di persone fisiche, sono due cose diverse in economia. Questo per dirvi che cosa? Che quando ieri ho chiesto, ma che differenza c'è allora tra il MES e il Recovery Fund? Ieri mi è stato spiegato che comunque adesso che i tassi dei nostri titoli di Stato, quindi non dei titoli di Stato che andremo ad emettere in un futuro come Commissione europea, ma dei titoli di Stato italiani, quando ci indebitiamo, i cosiddetti BTP, i tassi sono veramente scesi tanto. E quindi ieri un economista mi diceva, non è più conveniente adesso prendere il MES. Certo, il MES sarebbe arrivato subito, mentre invece il Recovery Fund arriverà l'anno prossimo e sarà a tranche, ovvero tu presenti un programma, rispetti quel programma, avrai una seconda tranche, rispetti quel programma, avrai una terza tranche. Capito come funzionerà? Se ci pensate, quindi, sono condizionalità esistenti. La condizionalità intesa sul fronte MES era li devi spendere in sanità e te li diamo.
capite dove voglio arrivare? È come se prima il dibattito fosse MES, no, no, MES no, Recovery Fund. Adesso che c'è il Recovery Fund, a chi non l'aveva letto, perché queste cose si sanno dal giorno 1, dice, ah beh, però anche questo Recovery Fund ha delle condizionalità. Come se ci fossero dei prestiti o degli aiuti completamente a fondo perduto, noi ne riceveremo, ma non così tanti, così come si dice. E anche qui vi dico, il piano di aiuti europei prevede che il nostro paese abbia 209 miliardi, che è il 28% di quanto viene messo a disposizione. Di questi denari 82 saranno sussidi, quindi in teoria a fondo perduto, poiché però per finanziare questo maxi piano anticrisi si attingerà al bilancio europeo, quindi sarà anche aumentato il contributo dei singoli stati al bilancio europeo. La somma che Roma avrà gratuitamente sarà ovviamente più bassa, perché sostanzialmente sarà la differenza tra quanto si contribuisce al bilancio europeo e quei sussidi che ti arriveranno, tanto che alcuni dico saranno intorno ai 27-28 miliardi, che non sono pochi, c'è chi sostiene saranno anche un po' di più. Non sono pochi, certo, non sono 80, poi contiamo che il contributo maggiore al bilancio europeo sarà anche più tardi, per cui anche lì ci sarà una sorta di cuscinetto. Questo però per raccontare appunto con numeri e dati che cosa sta accadendo in questo momento e perché si sta parlando tanto, si torna a parlare della questione MES. Una cosa è certa, grazie agli acquisti della BCE, i tassi dei nostri titoli di Stato sono scesi tanto, quindi in questo momento il problema non è come trovare i soldi, perché non siamo percepiti più rischiosi come prima. Certo, il debito cresce, e il debito cresce anche tanto, tanto che qui vedo che in molti sottolineano, vedete anche qua questo report, sottolinea appunto l'ingente debito italiano, quindi è l'unico modo per far diminuire il debito, perché il rapporto, come sapete, debito-PIL, sarebbe far crescere il PIL. Per questo che bisogna, secondo me, proprio mettersi lì a tavolino e adesso creare una serie di riforme per far crescere la nostra economia. Perché se non facciamo crescere il denominatore, dubito che qui la questione si risolva. Dobbiamo fare, in qualche modo dobbiamo farlo scendere questo debito.